La parte magica della cucina, la parte divertente della cucina, è che in un istante, nel momento in cui tu assaggi una preparazione, una pietanza, puoi essere in un istante felice o arrabbiato. Se hai una pietanza fatta male, ti mette a disagio nel confronto di tutto ciò che hai intorno. Tanto quanto, se è buono, ti mette in positivo con tutto ciò che hai intorno. Ecco, allora lì si instaura un rapporto di confidenza che rende questo momento unico. Lo stare a tavola, condividere un momento, è magico per questo ed è una situazione che si rinnova tutti i giorni. Alle volte uno stimolo per fare un piatto sono anche degli errori. Io sono convinto che per capire se l'acqua è calda o fredda devi metterci una mano, perché se uno ti dice come devi montare la panna, fino a quando non sbagli, non l'hai capito. Mi alzo al mattino pensando a quello che vorrei fare. Faccio la spesa, immagino dei gusti. Capita alle volte, magari vedi, non so, un tessuto particolare con dei colori, con dei cromatismi, associ questi cromatismi ad alcuni elementi. Mi viene così, non riesco a capire. Quando assaggi certi prodotti non torni indietro, no? Nella cucina è importante avere rispetto della materia prima, proprio moltissimo rispetto, perché nel momento in cui ho tratto male un determinato ingrediente, ho trattato male lo sforzo che la persona che ha prodotto questo ha permesso a me di poterlo lavorare. Persone che vivono al 100% quello che fanno, sono matti come me, fondamentalmente, perché poi dopo li vedi, sono proprio matti, alcuni sono proprio... Nel tempo ho scoperto che le cose che più ti portano lontano sono quelle più vicine a te, alla tua terra, all'ambiente. Io arrivo da un lavoro differente, ho fatto l'Istituto d'Arte Ceramica di Castelli, in provincia di Teramo, per metà sono abruzzese, la mia famiglia fa ceramiche da 400 anni. Le dinamiche dei colori, dare spessore, dare carattere, sono cose che ho imparato quando facevo delle ceramiche per grandi artisti. Nulla è una banalità. Se viene fatto un lavoro manuale e artigianale, perché fondamentalmente in una cucina è un lavoro artigianale, è un lavoro di mani, è un lavoro di testa, è un lavoro di fisico, no? È importante diventare padroni di quello che fai, conoscere con la consapevolezza, andare a cercare qual è il limite che nelle nostre possibilità, che nelle nostre mani o con i nostri strumenti. La curiosità è la cosa più importante e non fermarsi davanti a una ricetta scritta. E questa è la grande differenza e la bellezza, la possibilità che ci viene data, cambiare le cose.